Sono curiosissimo di sapere come sta passando la sua quarantena Giuseppe Giuffrida di H Clinic. Ciao Giuseppe. Ciao, come state? Come tutti, ci risponde così in questo periodo. Io invece alle tue spalle comincio subito leggendo in alto alla tua destra uno stile di vita che rispecchia il momento? Diciamo rispecchia il momento, per vivere un po' smart, un po' più semplice. Certo. Tu sei, tra le altre cose, tra un po' parleremo di tutto quello di cui ti occupi, un'intervista da un'ora e mezza ci vorrebbe per quello che fai tu, sei titolare di H Clinic. Sì. Che è tanta roba, nel senso che fate, dall'estetica alla fisioterapia, poi aspetta, fammi leggere, diagnostica, rieducazione, aggiungi tu perché poi mi perdo sicuramente qualcosa. Odontoiatria. Ecco, oh, ok. Quindi insomma, seguite degli utenti a 360 gradi, no? Assolutamente, assolutamente. Diciamo che nella nostra ordinaria attività ci occupiamo di diverse branche e diversi settori. L'H Clinic è un punto di riferimento nel territorio etneo e cerchiamo di soddisfare quelle che sono le richieste di cura dell'utenza fondamentalmente. Io, come quanti voi sapete, utenti avete a pieno regime? Scusa, ripeti? Quanti utenti avete a pieno regime solitamente? Ma guarda, solitamente a pieno regime noi altri trattiamo la media di una cinquantina di pazienti al giorno. Complessivamente fra tutte le branche, nell'ordinaria attività. E tra personale medico e non medico, quante persone collaborano con H Clinic? Ma guarda, tra personale medico e non medico abbiamo all'incirca una trentina di collaboratori qui nella struttura, di cui il 90% sono quasi tutti liberi professionisti, il resto sono tutte persone di segreteria. Diciamo che fate, sì. Che il, sì, vai. Il momento è, diciamo, un po' particolare, come vedi abbiamo smaltito gli abiti istituzionali e siamo tornati un po' giovani in maniche di camicia, come si diceva una volta. Ecco, avremmo voluto mettere queste tute, queste magliette, queste camicie per andare a fare una passeggiata, però pazienza, dobbiamo stare a casa. Esatto. Insomma, 55, siamo contenti 55. Esatto. Voi siete convenzionati oppure agite solo con i privati? Allora, noi siamo convenzionati per la riabilitazione e per l'odontoiatria. Per le altre branche siamo a pagamento. Per la medicina. In questo momento. Per la medicina dello sport. In questo momento, per i trattamenti che fate, è tutto fermo, esatto, perché insomma. Siamo fermi, ad eccezione che per le urgenze dell'odontoiatria, perché sì, tra i vari regolamenti, che non sto qui a spiegarvi, circolari, eccetera, eccetera, che la Regione Sicilia, che ha competenza in maniera sanitaria totale, ha deciso di tutte le parti ambulatoriali di riabilitazione di chiuderle. Quindi materialmente l'unica branca convenzionata che abbiamo di odontoiatria dobbiamo gestire esclusivamente le urgenze, cioè le prestazioni che sono inquadrate nel tariffario regionale come U o B, quindi urgenti o brevi, c'è da fare entro 10 giorni, o gli oncologici. È chiaro che noi, non facendo attività di chirurgia oncologica, non abbiamo prestazioni di oncologia per l'odontoiatria, ma per quanto riguarda invece l'urgenza, il classico dolore di denti, per questo rimaniamo attivi e abbiamo deciso di lavorare due mezze mattine a settimana, proprio per garantire comunque che il paziente che si trova in casi estremi possa comunque essere curato e non venga abbandonato. Certo, no, momentaneamente la fisioterapia è assolutamente ferma. Vi state preparando per un'ipotetica fase 2 o quantomeno per la fase di riapertura? Anche perché per adesso tutto tace, cioè non ci sono neanche ipotetiche linee guida su come riaprire, se non la generica mantenere le distanze di sicurezza. Una clinica come la vostra deve attrezzarsi nello specifico, deve investire. Siete un po' in ansia da questo punto di vista? Allora, di fatto l'ansia è stata iniziale. Già io mi sto preparando alla fase 2. Abbiamo attrezzato innanzitutto i locali di segreteria
di attesa con i vari pannelli in plexiglass per il personale di segreteria affinché non abbia un contatto più diretto se non attraverso appunto questo pannello di plexiglass col paziente. La sala d'attesa, i posti sono stati distanziati, sono state eliminate alcune poltrone affinché comunque si possa mantenere la distanza tra un paziente e un altro. Stiamo adottando delle linee guida che già ci sono nei giorni in cui gestiamo le emergenze, non facendo entrare gli accompagnatori nella sala d'attesa. Perfetto. Solo i ragazzi minori possono essere accompagnati, ma il genitore comunque deve rimanere a debita distanza. Naturalmente caschi, facendo paraspruzzo, le visiere paraspruzzo, come si chiamano? Tutti gli operatori che sono a contatto con il paziente sono muniti di mascherina chirurgica, paraspruzzi, tuta monouso. Tutto comunque, prima di essere cestinato, tutto il materiale monouso comunque viene autoclavato, cioè viene messo in un'autoclave ad alta temperatura e bassa e alta pressione, che comunque nella fase di distruzione del materiale, già o anche nel semplice sversamento dentro i cestini dell'immondizia, comunque è già sterile. Proprio per garantire al 100% non solo, diciamo, i nostri operatori, il nostro personale, ma anche chi nelle fasi successive, come il semplice addetto della raccolta, tocchi il nostro materiale. Quindi, io ti dico bravo, però ti dico anche però, parlando di soldini, tutto questo ha un costo. Le prestazioni attualmente, oltre che ad essere ferme, insomma, non si prevede che avranno un aumento. Quindi come si sposa questo con un bilancio? Perché poi a fine anno, insomma, pagare i collaboratori, pagare i dipendenti, devi avere anche un certo margine. E quindi anche qui si tratta di riguardare un attimo tutto quello che c'hai dentro. Allora, guarda, io ti dico questo. Per i lavoratori dipendenti, quei pochi dipendenti che ho chiesto la cassa integrazione, che comunque è uno strumento efficace nel breve periodo, perché ci coprirà per le 9 settimane. Non so quando durerà la fase 2, la fase 1, ancora non abbiamo tempi certi per nulla. Però naturalmente il 20% dell'emolumento l'azienda lo deve versare al nostro dipendente. E siccome da me, ti dico, come personale di amministrativo, lavorano solo donne, io ho fatto questa scelta per una questione di dare lavoro soprattutto alle categorie più disagiate e che hanno più bisogno in questo momento di lavorare, come la categoria femminile, e si trovano nelle condizioni che di fatto lo stipendio a marzo l'ho pagato io, ma ad aprile stanno aspettando questa famosa cassa integrazione, che se non arriverà, io da buon padre di famiglia dovrò comunque aiutare questa gente a sopravvivere e ad andare avanti. È chiaro che posso avere delle riserve che sono assolutamente limitate nel comunque, tempo, cioè, perché e comunque roderò un capitale che è un capitale che ho costruito dell'azienda. Quindi è chiaro che di qui oggi il disastro economico che si andrà a realizzare non lo vediamo nel breve periodo, ma lo vedremo quando poi andremo a chiudere il bilancio del 2020. Saranno lacrime di sangue. La finanza che è stata progettata, a cui sicuramente noi accederemo, cercheremo di accedere a tutte le misure che sono previste dal governo e quant'altro, non creeranno la salvezza dell'azienda. Cioè, perché aumentare l'indebitamento dell'azienda, di un'azienda sana, di un'azienda che ad oggi comunque è riuscita ogni anno sempre a pagare regolarmente le tasse, ogni mese a pagare i contributi per tutti i dipendenti, creerà degli sbilanci tali che sicuramente avremo delle crisi che non si potranno verificare nel breve, non si potranno misurare. A tuo avviso sarebbe stato più corretto annullare le tasse piuttosto che insomma allungare la scadenza o spostare semplicemente la scadenza, perché se tu mantieni le tasse e invogli
gli imprenditori a fare un debito, un prestito garantito, okay, dallo Stato, non lo so, cioè è una manovra un po' particolare, un po' particolare. Non sto giudicando, perché poi bisogna trovarci sì, nelle situazioni, però insomma più di un imprenditore storce il naso, e anche tu capisco che insomma sei orientato così. Tutti siamo scontenti, però è chiaro che tutti non potremmo essere contenti. Vediamola anche dall'altra parte. Certo. Io sono molto, molto critico nelle scelte che si stanno andando a fare, però non sono io che posso giudicare o posso... Io devo pensare alla salvezza della mia azienda o alla salvezza delle aziende che io assisto, perché io oltre a essere amministratore delegato di H Clinic sono amministratore delegato anche di altre strutture sanitarie, e ovunque sto cercando di dare un imprinting di positivismo, cioè di dire certo. A tutto il personale, signori, mettiamo il massimo impegno, misuriamoci alla fine della crisi, misuriamo le nostre capacità. Questo di fatto è un enorme stress test che stanno subendo le nostre aziende. Chi oggi attua tutti i meccanismi che gli sono consentiti dalla legge e prevede anche un piano di investimenti futuri, perché è chiaro che la liquidità che oggi mi potrà dare lo Stato, io sì la devo utilizzare per poter aggiornare il corrente o quant'altro, ma devo pensare anche a come ripagarla. Quindi una parte di questa liquidità non può essere utilizzata per le spese correnti, ma deve essere utilizzata per fare nuovi investimenti e cercare di aumentare quella che è la capacità produttiva dell'azienda, affinché si possa aumentare la capacità di ripagamento di questi debiti. Altrimenti siamo falliti, crolla tutto. Siamo falliti nel momento in cui se noi chiediamo un finanziamento per pagare il corrente, quando arriverà il momento di pagare questo finanziamento, non potremo più pagare. O pagheremo il finanziamento o pagheremo il futuro corrente. Quindi materialmente le aziende devono essere molto accorte nel gestire le risorse che verranno date dallo Stato, anche in termini di finanziamento, e non utilizzare tutte queste somme per il corrente, ma per fare nuovi investimenti e aumentare il valore della produzione, affinché con un maggior valore della produzione, a parità di costi fissi, si possa cercare di ripagare i finanziamenti. Quindi questo è un approccio che deve essere trasferito a tutti coloro i quali fanno attività di impresa. Ma sai, questo momento serve anche potenzialmente per divulgare il tuo messaggio imprenditoriale ad altri imprenditori che magari non hanno le idee così chiare, la vedono in maniera leggermente diversa. È un confronto, purtroppo in video, perché insomma non possiamo vederci per fare questa chiacchierata di presenza, ma anche questo tuo momento sarà veramente molto importante e prezioso per altri. Io però devo confessarti che in questo momento mi fai distrarre, perché alle tue spalle ci sono tanti di questi scudetti che non si chiamano scudetti, ma cosa, cioè, ecco, come si chiamano? Crest. Con la C? Sì. Ok, mi spieghi un attimo. Rappresentano tanti amici delle forze dell'ordine, sono un appassionato di raccogliere tutti questi sistemi di esperienze che mi raccontano amici di varie missioni, varie attività. A proposito di forze dell'ordine, che quanto vedo, insomma, hai molti amici nelle forze dell'ordine che ti raccontano con una whatsappata, sono stressati, sono stanchi, cioè addirittura dover obbligare la gente a stare in casa per salvare la vita, per salvarsi la vita, è veramente assurdo, è surreale. Eppure ti dico questo, a me parlare di ciò che mi raccontano gli altri non mi piace tanto. Ti racconto l'esperienza che mio fratello vive a Barcellona, in Spagna. Fino a pochissimi giorni fa l'approccio era identico a quello italiano, cioè la polizia fermava, non puoi stare per strada, devi restare in casa, eccetera, eccetera. Oggi si è capito in Spagna che l'unico modo per uscire da questa crisi è soltanto l'adozione dei DPI e devono stare a casa solo le fasce deboli, o coloro i quali, diciamo, hanno sistemi immunitari più fragili. Sì. Ti fermano per strada non più per chiederti l'autocertificazione o farti la multa. In Spagna ti fermano per strada per regalarti la mascherina. Quindi È completamente un altro concetto. È completamente un altro concetto. È chiaro che
alle forze dell'ordine, ma proprio a tutte le categorie professionali che in questo momento comunque lavorano e comunque sono, tra virgolette, obbligate a lavorare, va fatto solo un plauso. Per me, comunque, a prescindere, lavorando, sbagliamo tutti, perché quotidianamente gli errori possono essere commessi da tutti, possono essere commessi dalle forze dell'ordine che possono apparire troppo pressanti o possono apparire scorbutiche, ma in realtà comunque ognuno sta cercando di fare il proprio lavoro in questo momento. E come siamo d'accordo. Che in questo momento stai facendo un'intervista per cercare di divulgare un messaggio positivo, un messaggio di speranza, la stessa cosa fanno loro in sostanza, perché potrebbero darsi malati e non stare per strada a dire alle persone statevi a casa. Quindi poi che l'approccio di stare a casa sia sbagliato, sia corretto, torno a ripetere. Quello è un discorso più ampio naturalmente, però finché c'è la legge la dobbiamo rispettare. Loro fanno il loro dovere, esatto. Per questo devono essere, in questo periodo dobbiamo far capire che fare il proprio dovere deve essere la normalità. Esatto. Ognuno Giuseppe, di noi... con chi sei a casa? Come stai passando la tua quarantena? Ma io la passo a casa con mia moglie, che ha un laboratorio di analisi e che quotidianamente ha contatto con migliaia di persone che sono a rischio. E i due miei figli minori, Angioletto e Giulietta, che cercano di allietarci quando siamo a casa. È chiaro che cerchiamo mille distrazioni come tutti, la cucina, il fare i servizi domestici, nella piena normalità. Io sono sicuro che anche a loro stai dando un messaggio positivo e di programmazione per l'immediato futuro, come hai fatto con le tue aziende. E sono contento di aver fatto questa chiacchierata con te, perché sono sicuro che aprirà tanti punti di vista, tanti orizzonti a tante altre persone che ci guarderanno. Ultima cosa, hashtag noi non ci fermiamo. Dobbiamo andare avanti. Grazie Giuseppe. Ed essere neanche resilienti, ma dobbiamo pensare a programmare come svoltare nel nostro futuro, non cercando di utilizzare al massimo gli strumenti che ci vengono dati. Questo è quello che dobbiamo fare. Grazie Giuseppe. Ciao, a presto.